Ciao, buona domenica anche a voi, buon pomeriggio. E soprattutto complimenti, perché vincere 52-12 non credo sia impresa semplice. Senti, raccontaci com'è andata oggi. Avete avuto in mano il pallino del gioco sin dall'inizio? Sì, abbiamo da subito cercato di imporre il nostro gioco. In queste prime due giornate abbiamo lavorato su un piano di gioco da rispettare nei minimi particolari. Credo che il risultato parli da solo. Abbiamo avuto un po' di difficoltà nel secondo tempo con un giallo, che siamo rimasti in 14, però abbiamo continuato a macinare del gioco e le 8 mete lo testimoniano tutto questo. 26 minuti per arrivare a 4 mete e quindi il punto di bonus. Direi che meglio di così era difficile da prevedere. È andata molto bene. Tutto lì, il lavoro di squadra, il tempo impiegato ad allenarsi ripaga sempre. Tutta la formazione era da subito andata nello spogliatoio con un obiettivo: portare a casa i 5 punti da mettere in classifica, e così è stato. Ringrazio tutti i compagni che hanno fatto tutto quello che gli era stato chiesto di fare, ed è stato anche molto più facile per me comandare il gioco. Senti, in una squadra come il Piacenza, che punta in alto, ma è comunque una squadra importante, qual è l'effettivo ruolo di un giocatore come Trower, che ha un'esperienza e una qualità ovviamente di altra categoria, ma si basa a quello oppure anche tecnicamente in campo riesce a trasmettervi qualcosa in più? Ma sicuramente è un leader. Lui ha molta leadership in campo, fuori, e ci sta trasmettendo, anche ci sta dando anche una mano come allenatore della difesa, e credo che le due mete oggi, solo due mete concessi in 80 minuti, tutto sommato lo testimoniano, e stiamo correggendo molto anche i falli, ci sta dando una mano anche per la tecnica individuale. Insomma, Ed è un grande 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 valore aggiunto. Secondo te, ultima domanda, dove potete, è chiaro che il percorso è appena iniziato, ma dove potete ancora lavorare tanto per cercare di essere protagonisti fino alla fine? Secondo me, a livello di squadra, c'è da migliorare ancora un po' il discorso dell'organizzazione in attacco, che oggi comunque è migliorato sicuramente da domenica scorsa. Logicamente le condizioni climatiche erano molto più favorevoli, però questo non può essere un alibi. Potevamo segnare molte più volte, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo segnato comunque 8 mete, ed è un buon numero di mete realizzate, ma secondo me è più dal lato di organizzazione dell'attacco. Poi per il resto credo che non siamo una squadra seconda a nessuno. Io non vorrei sbilanciarmi, come avevo detto anche l'anno scorso, però comunque abbiamo da dire la nostra. Possiamo veramente ambire a una posizione di livello, assolutamente tra le prime quattro, secondo me, della classifica.